FM al 102.5 e 102.8 vede me purtroppo per i loro occhi, invece adesso sono felicemente in compagnia di Caterina e di Giovanna. E perché siete qui, però dobbiamo dire, cioè non è che siete venute qua per vedere me brutto come sono, bensì perché ci sono tante cose belle da presentare, a cominciare da questo collettivo MATLAB che avete formato, che ha sede a Reggio e che si propone, o meglio che propone, tante belle iniziative. So che iniziate adesso da sabato 15 aprile con un workshop molto 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 interessante. Sì, non è proprio un workshop, ma è una presentazione di un libro di un fotografo di origine siciliana. Perché il workshop era quello dopo. Il workshop è giorno 29. Hai ragione tu, vai. Presentazione, dicevamo, giorno 15. Sì, vai Giovanna. Sì, allora, giorno 15 diciamo appunto si aprono le attività di MATLAB e ospitiamo a Reggio Calabria questo fotografo, un fotografo di Siracusa che si chiama Pietro Firincelli. Uh-huh. E lui presenterà un diario, se vogliamo, possiamo chiamarlo così, dal nome appunto Blood Diary, che racconta appunto di un viaggio durato 3 anni, un viaggio che va appunto dall'Italia fino ad arrivare in America e passa anche dal Messico. Cosa ha fatto in questi 3 anni? Lo scopriamo lì, possiamo l'anticipiamo, dai, qualcosa. Sì, un'anticipazione è che lui ha lavorato appunto raccontando la vita dei blader, per cui lui è anche un ex blader. Uh-huh. E quindi diciamo che per intenderci i blader sono quelli che vanno sui pattini, se non mi sbaglio, sui pattini, sui skate, o sugli skate. A Reggio c'è qualcuno che lo fa. Sì, sì. E magari può essere interessato anche nella zona. Su Palizzi, per esempio, ci sono tanti ragazzi che vanno a Reggio apposta con gli skate e si lanciano sul lungomare. Non so come fate, perché cadrei dopo 10 secondi. E allora, per chi volesse venire innanzitutto a partecipare a questa vostra prima iniziativa, dove deve venire, quando, come, perché? Il perché ci vuole pure, dobbiamo, certo, motivarli. Chiaramente. Allora, li aspettiamo in via Torrione al numero 34, dove già c'è presente uno studio fotografico. Uh-huh. Già da un po' dal secondo anno. Perché venire? Perché innanzitutto stiamo lavorando in un'installazione molto molto particolare. Questa mostra sarà stampata su carta poster e oltre a questo, e oltre chiaramente a trovare appunto il libro totalmente autoprodotto di Pietro Firincelli, potrete acquistare anche i poster, quindi i poster che sono in mostra sono anche in vendita. E la cosa molto particolare è che Pietro su questi poster praticamente durante appunto la mostra farà una vera e propria performance, se vogliamo, perché entrerà proprio in rapporto con questi poster, scrivendoci sopra, insomma facendo delle cose molto particolari, per cui vi aspettiamo. Quindi giorno 15, una sorta di cosa diciamo interattiva, anche se non è un termine proprio corretto. E quindi sì, giorno 15 ore 18, Reggio Calabria, via del Torrione numero 34, e di sabato non trovate scuse, perché il tempo, se volete, ce l'avete, non dovete lavorare, si spera, di vigilia sabato. Vigilia di Pasqua, insomma. Infatti, quindi anche vigilia di Pasqua, tra le tante vigilie di Pasqua. E poi ci sarà in questo workshop, accompagnato anche da un talk. Kate, magari ce lo introduci. Sì, esatto. Tu. Allora, il workshop organizzato da Libri Finti Clandestini, che è un collettivo che viene proprio da Milano, che realizza dei libri d'autore con della carta riciclata. E il workshop si terrà il 29 aprile, mentre venerdì 28, verso le 19, ci sarà una presentazione di quello che farà lui, quindi un vero talk. Noi vi aspettiamo il 29, si dovrà avere una prenotazione, e il workshop sarà dalle 10 alle 7 di sera. E quindi mi raccomando, che ci sono massimo 15 posti, leggo, quindi significa che si riempie subito, visto lo stiamo presentando. Se vi piace questo genere di cose, poi io a loro li ho conosciuti, dico la verità, grazie a te un po' di tempo fa, Caterina, e sono micidiali, cioè fanno di quelle cose incredibili, quindi potrebbe anche essere un'idea per realizzare, imparare a realizzare magari anche dei regali, delle cose simpatiche da fare, visto che ci sono sì, tanti. Anche perché
perché si deve utilizzare della carta che si trova in giro, scontrini, francobolli, carta da lettera. Perché sono in tanti quelli che ci ascoltano, che amano il tutto il fai da te possibile e immaginabile, perché ogni tanto ci mandano anche qualche messaggio, è capitato, quindi lo dico soprattutto a loro, partecipate perché è un'opportunità assolutamente da non perdere. Poi vengono da Milano, non li troviamo più, se ne vanno. No, infatti, perché non si sa, imparerà anche a rilegare. Non si sa se torneranno, quando torneranno e con quale volo, visto che ancora siamo in attesa di sapere se le sorti di Reggio Calabria del suo aeroporto. Infatti non atterrerà a Reggio. Vedi? È così. E allora, se vi vogliono contattare, se vogliono scoprire qualcosa di più, pagina Facebook si scrive Matte Lab, tutto attaccato, oppure? L'email infomattelab@gmail.com o al numero di telefono che troverete sulla pagina di Facebook, che insomma ci saranno gli eventi. Oppure, se state ascoltando e volete sapere qualcosa, chiamate me qui in radio, che qualche informazione in più ve la do. E allora io vi faccio in bocca al lupo, mi raccomando, sempre toste. Quanti siete? A proposito, infatti, quanti siamo siete? In 5, siamo 4 fotografe e una foto editor. Se mi permetti, posso citare anche le altre. Allora, c'è assieme a noi, quindi fa parte di questo collettivo, Giuditta Marino, Valentina Fortugno e la foto editor Teodora Malavenda. Che poi mi dicono siete tutte di Reggio, sì. Più lei che è la Spuria, che è grecanica. Tu, esatto. Poi, qualche giorno fa avevamo parlato qua in radio della visita di Calabria Experience a Rogudi. Tu, per esempio, hai fatto la tesi di laurea su Rogudi Vecchio. Sì, ho fatto. Ti voglio proprio, ti devo, scusami il termine, sputtanare sulla grecanica direttamente. Però era molto, molto bello. E ci hanno anche chiamato per chiederci se si poteva trovare questo lavoro in edicole, librerie. Io ho detto ma per il momento no, però su internet, se mi contatterete, su Facebook ho l'intera tesi completa, su visibile online, da sfogliare. E quindi su isso fatelo e facciamolo. Sono le 11:15, grazie per essere state con noi, grazie di cuore e ancora in bocca al lupo. Noi continuiamo con la programmazione musicale. C'è Calvin Harris, è il titolo un pochino lungo, quindi ve lo lascio ascoltare. Slow it down. I'm trying to talk.